siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi un disculpo contro Red Devils. Alla mia destra il migliore in campo Santaniello, alla mia sinistra il migliore dei suoi spagnoli. Ma noi partiamo di sconfitta di misura 7-6, nonostante la sconfitta però vincete la regular season di questo torneo. Raccontaci un po' il match. Sì, è stata una partita combattuta. Loro era sicuramente una bella squadra, infatti mi meraviglio che siano arrivati terzi, sono memoria la squadra completa, perché sono veramente forti. Niente, se le cose vanno così dovremmo rincontrare in finale, sarà una nuova bella partita. Secondo te cosa c'è da migliorare in vista delle fasi finali, dove potete arrivare? Beh, la fase difensiva siamo un po' troppo statici, non seguiamo l'uomo e non va bene così, quindi dobbiamo migliorare su questo e speriamo bene per il prossimo. In bocca al lupo a Baccaro, mi raccomando. Lo dedico a Baccaro, che mo sarà a Cardarelli. Un bacione forte di sopracciglio. Vediamo tutti in bocca al lupo a Baccaro, grazie. Ciao, in bocca al lupo, ciao. Santaniello, passiamo a te. Vittoria per 7-6, che sicuramente vi piace, ci state nelle fasi finali. Sì, che giocate molto bene, raccontaci un po' la partita. Abbiamo giocato bene, siamo riusciti a stare calmi, a giocare un buon calcio. Questo ci ha aiutato a vincere, a stare sempre calmi e ragionare. Questo ci ha fatto vincere. Che ne sai? Piccolo fuori programma. Sì. A chi vuoi dedicare gol e prestazione? Beh, sicuramente a Giuseppe D'Ambrosio, che è fuori, è la nostra star. Sta prendendo un po' contratti in giro per il mondo. Per l'Europa. Sì. Lo dedichiamo a Giuseppe, che è sempre stato il capitano di questa squadra, quindi lo dedichiamo a lui. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per la fase finale. Ciao ragazzi.